I lavori più pagati in Svizzera. La Svizzera è a due passi dall'Italia, con un'economia che non conosce crisi e una qualità della vita che la pone sempre in cima alle classifiche dei paesi più vivibili. Uno dei mestieri più pagati nella nazione è l'attuario, ovvero sono gestori del rischio che utilizzano le statistiche e modelli matematici per giudicare le operazioni finanziarie di una determinata decisione. Sono impiegati principalmente di compagnie assicurative e banche di investimento. Ti servirà una comprensione avanzata della matematica ed una laurea in scienze attuariali. Lo stipendio medio si aggira attorno ai 112.000 franchi svizzeri, ovvero circa 103.500 euro l'anno. Il veterinario è un mestiere molto ricercato e pagato bene. Dovrai curare gli animali, oltre a somministrare vaccinazioni di base e condurre controlli di routine. Devi essere in grado di comunicare efficacemente con i proprietari degli animali e mostrare empatia in situazioni sensibili. Devi anche essere entusiasta di lavorare con gli animali. Per diventare un veterinario dovrai studiare un diploma di scienze veterinarie. In Svizzera sarai pagato 114.400 franchi svizzeri, circa 105.000 euro annui. In un paese famoso per le banche, i banchieri di investimento sono tra le persone più pagate. Oltre ad avere un fiuto per gli affari, capacità analitiche ed un forte processo decisionale, dovrai essere bravo nel campo commerciale e dedicarti duramente al lavoro. Dovrai avere una laurea in affari o finanza o economia. A seconda del mercato in cui opererai, dovrai sostenere esami supplementari per ottenere la licenza. Lo stipendio svizzero si aggira attorno ai 118.400 franchi svizzeri, circa 109.000 euro l'anno. Fare il dottore in Svizzera è molto difficile ed anche molto pagato. I medici curano malattie, condizioni cliniche acute, oltre a condurre controlli di routine su pazienti in ospedali e cliniche private. Gli stipendi dei dottori sono aumentati negli ultimi anni, in parte a causa dell'aumento dei costi dell'assicurazione sanitaria in Svizzera. Per fare questa professione dovrai frequentare la scuola di medicina prima di poter ottenere legalmente una licenza per esercitare. Devi quindi scegliere una specializzazione e seguire una formazione ulteriore in questo campo. Lo stipendio medio stimato è intorno ai 131.600 franchi svizzeri, ovvero circa 121.000 euro annui. Essere architetto dei sistemi IT vuol dire progettare e supervisionare la costruzione di intere infrastrutture per conto di clienti aziendali e altre organizzazioni, come nella costruzione di una casa per la quale sono necessari il riscaldamento, gli impianti igienici, l'impianto elettrico. Anche per l'infrastruttura IT occorre elaborare direttive e documentazione sulla topologia, le componenti, la rete, l'architettura dei dati, la sicurezza ed altro. Di conseguenza, dovrai avere una conoscenza tecnica avanzata e la comprensione dei diversi aspetti, capacità di gestione dei progetti, consapevolezza commerciale del settore prescelto e capacità di lavorare con altre parti interessate. Una laurea in IT è il minimo di base per lavorare nell'architettura dei sistemi, anche se in realtà dovrai anche ottenere numerose certificazioni IT avanzate e possedere una qualifica di gestione riconosciuta. Lo stipendio medio stimato è di 135.000 franchi svizzeri, ovvero 125.000 euro l'anno.